Ed eccoci amici, le immagini che vedete in questo momento vi giungono da Torre Mezzo di Falconara. Amici, oggi per obiettivo turismo, dai monti, da Camigliatello Sinano, ci siamo spostati sul mare e questo è l'acquapark, lo vedete, di Torre Mezzo di Falconara, acquapark anche storico, insomma, negli anni ero quasi caduto, io ormai è una vita che con questo acquapark, anche perché devo dire che questo scivolo mi ricorda tanto, no? Lo vedete, qui c'era anche Affuscaldo, no? Negli anni belli avevamo realizzato Giochi sotto le stelle, un programma molto seguito in Calabria, quindi anche sempre su Tenne, mi ricordo all'epoca il nostro mitico Enzino Leonetti, Piero Arena, Servidio, ma c'erano tutti questi grandi ragazzi, grandi lavoratori di Tenne. E allora io mi trovo qui e saluto Gabriele, che è uno dei tanti animatori. Ricordiamo che questa struttura, se non mi sbaglio, adesso è stata rilevata in gestione sempre dall'Hotel Sud, che salutiamo, Rodolfo Falerno, anche perché non ricordiamo, ormai è scomparso Nandino Falerno, una storia, una vita negli acquapark e nel settore alberghiero. Allora, Gabriele, tu dove sei? Sono di Palermo, ho 24 anni, da tanto che faccio l'animatore. Non La prima volta in Calabria? è la prima volta in Calabria, però questo posto per me è la prima volta e devo dire che è davvero molto molto bello. È un acquapark che dà tutto, sia le famiglie che anche per chi vuole Ti senti venire. l'accento milanese però, sei di Bergamo. Sì, a Bergamo Bergamo Sud. Alto, Bergamo Alto. Allora, dicevo, come sta andando il Sta andando progetto? abbastanza bene, vi aspettiamo tutti a braccia aperte, ovviamente con tante precauzioni, come Sì, tutti ben sappiamo. ovvio, ovvio, ovvio. Ho visto che prima ci sono i Sì, percorsi per entrare, lei è uscita, siamo insomma. attrezzati anche con gli igienizzanti e quant'altro, anche nelle eventuali zone di assembramento. Qui possono venire, questa parte possono neanche i ragazzi, i bambini, ci sono tutti, no? Quindi Sì, praticamente devono devono questi venire, li bambini. aspettiamo a braccia aperte, sia le famiglie e non. Così ci divertiremo e facciamo una strada insieme al divertimento e nello stare insieme. Senti, come gioco avete preparato qualcosa? Perché vediamo, poi c'è la piscina che è grandissima da quello che vedo, no? Poi anche c'è l'idromassaggio, c'è veramente di Sì, ci tutto. stiamo attrezzando anche per fare tanti tantissimi altri giochi appena entrerà sicuramente agosto, cioè domani, cominceremo già le nostre attività, sia fuori che dentro dell'acqua, Guardami la telecamera, anche guardami. con percorsi. Ma sto continuo alla Ronaldo questo Eh qua, sì, eh? è lui Il che tifoso della copia me. Juventus. No, 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 è lui che ha copiato me. E lui l'ha copiato. È lui che ha copiato. No, a parte gli scherzi a parte, vi aspettiamo a braccia aperte. Vi ricordiamo sempre che da lunedì alla domenica c'è sempre lo stesso prezzo, quindi non è variato. Vi ricordiamo anche che ci siamo per qualsiasi cosa, quindi anche su social network, sponsorizzate la pagina, Santa Monica Acquapark. Santa Monica Acquapark. Anche nuova gestione, mi Questo raccomando, è è più tutto, tutto, importante. stai dicendo tu, Eh sì, brava, è brava. quella, se no che facciamo noi? Lo so, lo so. Perché in questa zona, a partire da Mantea fino, diciamo, a San Lucido, Paola, Fuscaldo stessa, Fuscaldo c'era, però voglio dire, ci siete voi, no? Sì, così estendiamo a Chiazzadoro ovviamente il nostro acqua, perché così facciamo una bella Certo, pubblicità ai certo, certo. fini di poter dirci insieme nello stare bene, insomma. Brava, brava. Tu dove sei? Palermo, Palermo? Palermo provincia, Di dove? Isilmeri. Nisilmeri. Allora, la signorina invece, lei con te? Io sono Lisa e sono di Cosenza. Lì sei di Cosenza, Gioco in ascolta. casa. E chi ci fa a Io caldo, gioco scusa? in casa, niente, mi si è capitata No, questa sto bellissima scherzando, sto scherzando. esperienza che ho colto subito perché è una struttura bellissima che ha bisogno di essere valorizzata. Certo, noi ce l'auguriamo, siamo qui appunto per ricordare più tardi, anzi adesso stiamo registrando, qui a poco rientreremo con gli ospiti in studio, quindi subito seguirete Obiettivo Turismo, detto da Camigliatello Silano, con il sindaco Monaco. Oggi siamo a Torre Mezzo di Falconara, ci dovrebbe essere il sindaco Ercole Conti, poi il sindaco anche di Longobardi, Giacinto Mannarino, e se non mi sbaglio dovrebbe esserci insieme a noi anche il sindaco di Fiumefreddo, il vice sindaco, adesso Fiumefreddo Bruzzi. Quindi Alicia, c'è un nome importante questa Alicia ora, no? Sì, noi cerchiamo di fare il possibile. Qui ci occupiamo un po' di tutto, sia dai balli di gruppo ai giochi per bambini. Stiamo cercando di dare quel tocco in più Quel a un tocco in più. acquapark che è già Che tanto. poi diciamo gli acquapark insomma sono richieste, diciamo, una giornata Sì, diversa, no? è richiesto sia dalle famiglie, perché comunque vengono per passare una giornata spensierata e per far divertire i bambini, ma perché no, anche per i ragazzi che comunque vengono in gruppo e hanno bisogno anche loro di una giornata diversa da quella che è la giornata magari di mare. Di solito parlano sempre male di questa Calabria,
facciamo delle cose negative, cerchiamo di essere positivi ogni tanto, no? E quindi stare vicino anche a questi imprenditori che investono in questo settore in un momento difficilissimo. Ripeto, le cose che non vanno, ce ne sono tante, però io penso che in questo momento bisogna cercare di far uscire una Calabria positiva, no, Alicia? Certo, abbiamo bisogno di questi piccoli grandi imprenditori, io li chiamo così perché in questo periodo, come hai detto tu, non è facile, quindi abbiamo bisogno appunto di questo, di qualcuno che ci valorizzi ancora di più. Certo, senza dubbio. Ragazzi, vi faccio un in bocca al lupo. Gabriele, se vuoi dire qualcosa, vuoi salutare gli amici di Misilmeri, provincia di Palermo, lo puoi fare. Saluto Non tutti. ci vedono lì, però forse tramite No, con lo streaming possono sicuramente. seguire te online, Sì, va bene? saluto tutti quelli che mi conoscono, soprattutto la mia famiglia, il mio maestro di teatro, poi per il resto va bene così. Insomma. L'hai detto con tre R, Ah, però vabbè, io l'ho messa parterà la con tre moscia, però R, tutto a posto. vabbè. Hai fatto danza, che hai fatto? No, faccio cose di teatro, però. Simile. Allora, visto che fai teatro, no? E questa è una cosa bella spensierata, adesso penso le 3:10, 3:12, non so che ora sono di preciso, però è minuto più, minuto meno, prima di rientrare con gli ospiti qui dall'Acquapark di Torremezzo. Fammi qualcosa in siciliano, no? Di teatro, che No, ne diciamo che ho mai stato abbandonato, però con questo signore abbiamo iniziato un progetto di romanzi insieme, per questo ci troviamo a salutarlo. dici? E Quindi. fammelo sentire una cosa particolare che hai fatto negli anni in dialetto siciliano. Non ho fatto niente, giustamente per teatro scolastico, niente di più, niente di meno. Fidanzatina ce l'hai? Sì. Beh, è lì a Misilmeri. È torinese. Pensate, dal profondo nord e profondo sud, che poi è vero, noi siamo dappertutto. Estremi si Dai. attraggono, estremi si attraggono, diciamo Va così. bene. E approfitto prima di rientrare in studio, praticamente volevo sottolineare e far vedere che c'è l'idromassaggio qui, ho beccato dei signori. Di dove siete? Di Fiume Freddo. Di qua, giocate in casa, come sta andando? Bene, bene, molto bene. Sta andando bene, guardate che c'è un po' di calo qui o no? Aspettiamo, aspettiamo, penso che fra poco arriverà tanta gente. Comunque sappiamo che le case sono tutte impegnate. Signore, invece cosa vogliamo dire a tutti gli amici che seguono adesso Obiettivo Turismo di venire in Calabria? In Calabria si sta bene. Sicuramente in Calabria si sta bene, è un posto dove ritrovare i ritmi della vita, della quotidianità. Si mangia bene, ma questo lo sappiamo tutti, ma soprattutto è la qualità della vita che qui è positiva per i bambini, dopo quello che abbiamo avuto, dopo questo periodo di chiusura, la Calabria rigenera. Dall'aria fresca di Camigliatello Silano siamo al mare, oggi veramente sono 40-45 gradi, voi siete belli con l'idromassaggio, con l'idro qua è favoloso. Sì, qua all'Acquapark di Torremezzo si sta molto bene, 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 sì. Si mangia bene, c'è anche la pizzeria, comunque buona estate signora. Anche a lei. Vuole salutare qualcuno? Prego. Salutiamo tutti i calabresi e tutti coloro che i calabresi ospiteranno, come sempre, Grande ospitalità nostra, l'accoglienza che abbiamo. grande ospitalità, vero? Un saluto ai bambini, ciao bambini, eccoli, salutate, eccoli qua, ciao bambini, buona estate anche a voi. E con i giovani, con i bimbi, possiamo rientrare qui dall'acquaparca. Adesso apriremo la discussione con i sindaci che sono insieme a noi per Obiettivo Turismo. Fa un caldo veramente, temperature altissime, è una cosa veramente assurda. Comunque saluto. Perché questo acquapark è ritornato, insomma, anche quest'anno, ritorna qui da Torremezzo, abbiamo poi il sindaco, lo salutiamo, Ercole Conti, poi abbiamo anche l'assessore del comune di Fiume Freddo, e abbiamo il sindaco anche di Longobardi, insomma abbiamo un po' tutti, però io volevo salutare Rodolfo, sai come sei? Rodolfo Falerno che ha una vita in questa struttura, è stato il fautore degli acquaparchi in Calabria. Io ricordo la prima trasmissione che abbiamo fatto l'acquapark di Fuscaldo, ma stiamo parlando del 1905, poi naturalmente sono arrivate anche le trasmissioni di Bellezza al Bagno da Rimini, ma noi le abbiamo anticipate. Come stai, Rodolfo? Abbastanza bene, grazie. Grazie a te per questa trasmissione, bellissima. E Ripartita l'estate? piano piano speriamo che riparte, che purtroppo C'è un po' di calo, i ci sta. problemi che abbiamo avuto di coronavirus, c'è Vero. stato un fermo, non calo, un fermo. Fermo totale, però bisogna crederci, bisogna ripartire, questo investimento, questa nuova struttura che ritorna, anche se c'era, però riveduta e corretta, vi faccio i migliori auguri. Grazie, noi siamo tenerari. Grazie. Bisogna insistere, bisogna crederci alle cose, Sicuramente, bravo. perché il bravo imprenditore si vede nei momenti difficili. Vero.
sicuramente. Qualcuno dice che non è tutto apparecchiato, va bene, arrivo lì, ma no, in questo caso bisogna crederci alle cose. Loro ci credono da una vita con queste strutture, con l'acqua parca, le piscine e l'idromassaggio. Ho visto che è un idromassaggio che è favoloso. Sì, grazie a Dio. Se vuoi salutare qualcuno, prego, lo puoi fare. Tutti andiamo a vedere qui. Siete aperti quindi a tutti gli effetti. Sì. E vi ricordo che c'è una pizza veramente buona, l'ho assaggiata poco fa, veramente buona. Complimenti. Allora saluto il sindaco, dov'è l'altro microfono? Ah, c'è l'assessore. Iniziamo dalla destra, il sindaco di Fiume di Longobardi, Giacinto Mannarino. Sì, buonasera e grazie dell'invito, buon pomeriggio a tutti gli spettatori, grazie per darci questa opportunità che tenta di rilanciare i nostri territori. E questo è l'obiettivo turismo, appunto questo, cercare di sentire anche voi le difficoltà che avete, così a microfoni spenti parlava anche il sindaco di Torremezzo, Falconaro, albanese, io dico così Torremezzo perché conosco Torremezzo, comunque vabbè. Grazie Giacinto, adesso ritorno, faccio un giro, sì. Sentiamo okay. L'assessore, non c'è il sindaco Barone, il dottor Barone perché è impegnato a Catanzaro alla Corte d'Appello. Sì, buonasera a tutti, porto i saluti del sindaco Barone. Ma ci abbiamo guadagnato, ti devo dire, secondo me è meglio così. Allora abbiamo, perché quando arrivano poi le donne è una cosa, è un altro passo, parliamoci chiaro. Grazie per l'ospitalità, la visibilità che ci date oggi. Allora la presento, fatti presentare, lei è l'assessore all'ambiente, che è Giorgia Caputo, Oltre all'ambiente cos'hai più? Politiche sociali. Politiche sociali, che è una bella patata bollente questa. Assolutamente sì, impegnativa. Come va? Come sta andando? Abbastanza bene, abbiamo in campo diversi progetti che porteremo avanti a partire da settembre. Adesso ci dedichiamo alla stagione turistica che... Guarda lì, guarda la telecamera perché... Se tutto va bene partirà da qui a breve, già partita diciamo. E per questo mese di agosto abbiamo in programma diversi eventi culturali quest'anno. Specifichiamo culturali perché sì. Già subito, guarda, guarda, il sindaco di Falconaro albanese che è agguerrito, pensate, questo veramente con il coltello fra i denti, quando si sente manifestazione. No, i nostri ragazzi sono molto, saranno molto attenti nelle nostre associazioni ai distanziamenti e alle regole che ci impone oggi il Covid-19, però non molliamo e andiamo avanti con piccole manifestazioni. Ripeto, culturali, mostre d'artigianato saranno ben attenzionate dai volontari, le entrate, le uscite, però vogliamo promuovere anche quest'anno, soprattutto quest'anno, il nostro piccolo borgo e Fiume Freddo. Allora, eccolo qua, lo saluto, il sindaco di Falconaro albanese, vecchio bene, qui c'è un sindaco di Falconaro, sì, non ti conosce nessuno. Se lui dice un sindaco di Falconaro, è che non lo conosce, c'è un sindaco di Torremezzo di Falconaro, anche perché dovete sapere, negli anni 70-80, io lo dico più volte, insomma avere una casa qui a Torremezzo di Falconaro è una cosa rara, no? Diciamo, adesso sono tutti a San Gineto, Diamante, purtroppo è così, sindaco. Ma c'è stato uno sviluppo urbanistico in tempi diversi e quindi siccome Torremezzo è stato uno dei primi paesi sulla costa, no, il microfono, e Giacinto lo sa bene, Longobardi si è sviluppata dopo il 2000. Con il piano regolatore. Sindaco, lo dicono, può tenere anche così, guarda. Così va bene. Ah, bravo, ecco. Con il piano regolatore, mentre Falconaro Albanese, in questo caso Torremezzo, ha avuto la forza di svilupparsi gli anni 60, gli anni 70 e anche gli anni 80. Ma c'era io stasera sono passato, c'era il bar Due Torri che ci passa, ci vuole un'ora e mezza per passare un capiano, c'era la capanna dello zio Tommy, Tommasino Santelli che saluto, c'era sto parco, ma sto parco Fabiano, sì. Il Parco Fabiano doveva aprire quest'anno, sfortunatamente siamo riusciti dopo 3 o 4 anni, dopo qualche fallimento di qualche gestore, ad aver avuto la fortuna di una gestione giovanile. Purtroppo poi a gennaio è iniziato questa sciagura del Covid. E quindi molte attività non hanno potuto aprire. Ce ne dispiace, ci dispiace di tutto. Intanto chiedo scusa a tutti i villeggianti che quest'anno non hanno la possibilità di avere determinati servizi. Perché? Tranne il gestore dell'acquapark, l'amico qui presente,
che hai presentato prima, che ha avuto un coraggio enorme ad aprire a... Infatti l'ho detto prima, sì. Perché ha fatto un grande favore anche a noi, perché questo tipo di servizi sono degli enormi contenitori sociali. E figuriamoci se nelle zone estive noi che facciamo amministrazione non lo comprendiamo. Però badate bene che le ordinanze ministeriali parlano chiaro. Sì. Il Covid non è eliminato. Con queste ordinanze ministeriali dove c'è stata l'apertura totale, noi sindaci siamo lasciati da soli a decidere. L'ultima missiva del prefetto, arrivata a tutti i sindaci, noi, dove chiedevano se avessimo avviato qualche programmazione estiva. Ebbene, io con molta onestà ho dovuto rispondere no. Qualora dovesse succedere, ho in mente un paio di manifestazioni culturali. Infatti l'ha specificato l'assessore. Culturali, sì. Dove è possibile la distanza, perché mettiamo 20 sedie in piazza e quindi possiamo avere un minimo di... Ma le sagre... Ancora mi si arrovella. Guarda, il sindaco Conti è stato il primo, penso, a vietare i mercatini. Cioè, c'è più no, il mercato generale, ma questo per un motivo semplice. Per esempio a Falconara c'erano 8 bancarelle da sempre e abbiamo una piazza quando mezzo campo sportivo, per cui ogni... No, dico, questi mercati che si fanno qua sulla sotto, costa, sì. Qua sotto non ho potuto aprire il mercato perché ci sono 120 postazioni e avremmo avuto bisogno di 10 vigili, di controlli a dire basta, sì. Cioè abbiamo non al campo sportivo, su una strada, logisticamente era impossibile il controllo. Voi sapete che i nostri mercati poi attraggono anche cittadini di altre parti, perché questa è una zona che va da Amantea a San Lucido, da Amantea a San Lucido c'è uno spostamento lungo questo. Sì, sindaco, io quello che volevo sottolineare, quando si parla di mare, poi sentiamo anche Mannarino e l'assessore, mare sporco, perché si parla sempre su mare sporco, depurazione, quello che vogliamo dire. Ma poi a proposito, voi vi siete visti con la capitania di porto? Assolutamente sì. Che allora, io domenica, ormai la percezione, parliamo di percezioni, ecco, e forse... È l'unico termine giusto da usare in questo momento, sia per la percezione per lo sporco, la percezione dell'ansia, la percezione di qualsiasi difetto è amplificato all'ennesima potenza. Ora, non so, ci saranno tanti motivi, abbiamo avuto incontri con l'università che hanno spiegato la sedimentazione, il riscaldamento della superficie, l'hanno spiegato in tutte le salse, però la percezione del cittadino che viene al mare è quella che se vede le bollicine per loro è, perdonate un'espressione... Non sono le bollicine, no. Ma poi vedono tutto. No, perché poi sì, ma c'è tanta altra roba, per esempio c'è la pesca... Sì, ma io voglio dire, no? Allora, i nostri depuratori, almeno il nostro, ho sempre sfidato chiunque, perché partono le denunce nell'immediato. Se nell'immediato c'è il cancello del depuratore aperto, quindi chiunque, c'è il tubo di scarico nel torrente, può entrare, fare le foto, mandarle. Ancora oggi, perché se ci fosse questa sciagura di scarico adesso, immaginatevi fra 15 giorni, certo. Dovremo scappare. Quindi tutta questa zona è una zona ormai che convive con questo problema e devo essere sincero che hanno potenziato decine di depuratori la vecchia amministrazione. Sentiamo adesso se... si inizia da capo. Non è facile. Non è facile, è molto... Allora, Giacinto Mannarino, sindaco di Longobardi, voi se non mi sbaglio Longobardi e Fiumefreddo avete qualcosa in comune, no? Longobardi e Fiumefreddo hanno in comune il depuratore, Consortile, che è ubicato nel comune di Fiumefreddo Bruzio, ma anche il collettamento di Longobardi è direttamente collegato con Fiumefreddo. Noi abbiamo degli ottimi dati sulla depurazione del nostro depuratore, simili a quelli del comune di Falconara.
In effetti la percezione della gente quando vede un po' di sporcizia è quella che è il mare inquinato, ma c'è una bella differenza. Longobardi che cosa ha fatto? Noi abbiamo, i sindaci hanno l'obbligo del controllo interno delle acque, sì, delle acque che noi beviamo nelle case e quindi anche sulle fontane pubbliche. Noi quest'anno, e per la verità ormai dal terzo anno in poi, lo stiamo facendo questo controllo anche sulle acque marine. Quindi c'è un laboratorio di analisi che congiuntamente con l'ARPACAL fa il controllo sulle acque marine. Noi non abbiamo mai riscontrato un inquinamento, neanche particellare, inquinamento, parlo di sporcizia, che è una cosa diversa, come divieto di balneazione. Lo stesso controllo che facciamo noi nel piccolo come Longobardi lo fa l'ARPACAL, che è molto attenzionato a questo tipo di controllo. Infatti ogni tanto vediamo che fanno il comunicato stampa divieto di balneazione con dei punti, sì, fino al rientro di questo divieto. Su Longobardi, Fiume Freddo e Falconar, a memoria mia, non ricordo divieto di balneazione su questi luoghi. Sì. Quindi un dato effettivo è questo. Quindi la considerazione che io vado a fare è questa. C'è una bella differenza tra le alghe, la sedimentazione, eccetera, eccetera, il surriscaldamento delle acque. Sì, ma queste strisce marroncine che troviamo spesso, che sono? Noi le abbiamo fatte controllare e dovrebbero essere delle alghe naturali. Che va bene, perché uno diceva, noi postiamo, io sto invitando, sì, a cercare di rilanciare questa regione con immagini positive, no? Sì. Perché qua si può sparare a zero su questa Calabria. Assolutamente. Cerchiamo di, ecco, adesso state spiegando che c'è un'analisi, c'è l'ARPACAL, cioè state attenzionando il territorio, che è la cosa più importante. Assolutamente. Oggi non ci possiamo permettere il lusso di sparare sempre a zero su questa regione. Sì. Anche perché poi non so se è su Rimini, sta qua com'è, o su Riviera Romagnola. Io ho visto immagini, come penso le abbiamo viste tutte, su alcune località molto rinomate, sì, dove si nota l'inquinamento, che è una cosa ben diversa dalla sporcizia. Cioè là c'è veramente il pericolo per la salute umana. Allora, sindaco, anzi, voglio aggiungere qualcosa. Forse in questo momento di post-Covid, sì, dove perderemo in fondo le feste, le grandi feste in piazza, riscopriremo la natura. Credo che ci sia un ritorno. Perché ci dobbiamo fermare e io chiedo all'assessore, l'assessore non ha mai dato la linea alla regia per la pubblicità. Per la prima volta, signore e signori, nella storia della televisione, l'assessore Giorgia Caputo adesso darà la linea alla regia, fagli un primo piano, alla regia per la pubblicità. Ritorniamo subito dopo da Torreme. Prego, assessore. Ci vediamo tra poco. Ed eccoci ritornati da Torremezzo di Falconara. Queste sono le immagini che giungono dall'Acquapark Santa Monica. Continuiamo questo viaggio in giro per la Calabria. Oggi siamo qui su Torremezzo di Falconara. Come dicevo, appuntamento insieme a me c'è il sindaco di Longobardi, Giacinto Mannarino, l'assessore all'ambiente e alle politiche sociali del comune di Fiume Freddo, Bruzio, Giorgia Caputo, e il sindaco di Falconara Albanese, Ercole Conti. Allora, eravamo rimasti con l'assessore che ha dato la linea regia, che bella esperienza, di la verità. Sì, è una cosa nuova questa. Assolutamente, no? Sì. Poi approfitto e faccio gli auguri, bocca al lupo, alla piccola Sofia, che subito un intervento ha dato bene al Gaslini a Genova, che è figlia della nipotina di signor Falerno, che è Francesco, il papà. E un abbraccio anche ad Antonio che sicuramente ci segue, e Silvia, che sono i figli del signor Falerno, quindi anche loro qui in questa struttura che lavorano sempre. E poi sono le attività commerciali, ormai bisogna farlo in famiglia o no? Assolutamente, assessore, eh? Sì, assolutamente sono, sì. Sono quelle che tirano di più, che vanno avanti. Certo, perché comunque l'attività familiare riesce a trovare quella forza che in questi momenti di difficoltà trainano il lavoro e riescono a portare dei risultati. Senta, assessore, voi avete anche messo da parte le feste, da quello che ho capito. Assolutamente, sì. Allora, cosa succede quest'anno a Fiume Freddo? So che facevate anche il carnevale estivo, se non mi sbaglio. Carnevale estivo, la notte bianca, sono delle... Ma comuni che fanno a tutti i parti, quindi... Carnevale estivo rinnovato, abbiamo fatto... ci sono state ben 7 edizioni, dovrebbe esserci quest'anno l'ottava già pronta, ma sarà rinviata all'anno prossimo. Quest'anno vogliamo sostenere i nostri ragazzi e le nostre associazioni, che sono ben 4, non sono poche, sì,
li sosterremo a portare avanti un calendario estivo del mese di agosto e parte di settembre con attività culturali che vanno dalle mostre fotografiche alle proiezioni di film a piccoli laboratori di artigianato. Sono diverse attività che vanno a ricoprire passeggiate turistiche. Una molto importante che porta avanti l'amministrazione, sì. Si invitano i medici e gli operatori sanitari a voler trascorrere una domenica pomeriggio di agosto di settembre nel borgo di Fiumefreddo Bruzio. Lo accompagneremo gratuitamente per fare una passeggiata e fargli conoscere il nostro borgo. È un omaggio a coloro i quali hanno dato veramente. Il borgo di Fiumefreddo, che è bello, uno dei più belli d'Italia, abbiamo detto più volte, no? E c'è anche questa gradinata che avete fatto da giù. Mi ricordo Vincenzo Aloisi, l'ex sindaco, che aveva avuto l'idea di fare questa. Ma adesso è chiusa, perché è chiusa? Sostanzialmente sono in corso opere di messa in sicurezza del sentiero della vecchia mulattiera, che ci permetterà di trascorrere bei momenti e delle belle passeggiate, però in sicurezza. Guarda, io bisogno di manutenzione. Avevo suggerito a Vincenzo 6-7 anni fa, o anche di più. Voi avete il castello, che è bellissimo lì. Sì, il castello della Valle. È bellissimo, un castello veramente che domina tutta la costa. Ma tenerlo così, perché non organizzate magari. Anche lì abbiamo in programmazione, sperando che vadano a buon fine, dei piccoli progetti di videoproiezione che vanno a riportare comunque la. Assessore, io ho avuto un'altra idea, perché poi io idee, cioè, no, assolutamente, sì. Poi rimangono lì ferme, però l'idea qual era, quella che ho dato a Vincenzo all'epoca? Era di realizzare lì in questo bellissimo castello una suite imperiale, no? Realizzarla e poi che fare? Darla così, ospitare un VIP. Ad oggi si presta internazionale, come... no? Tu ogni settimana ospiti un VIP internazionale, tu pensi se fosse Ronaldo a Fiumefreddo, oppure non lo faccio. Ad oggi si presta come monumento medievale che poi... è adibito a pinacoteca, e quindi vi saranno anche quest'anno delle piccole mostre artistiche. Non si esclude nessun tipo di progetto, però al momento diciamo che l'ambito culturale è quello che preme maggiormente. Tu pensa a chiedere a un cantante nazionale, guarda, vieni qui in Calabria, sei ospite in questa suite imperiale, da mattina ti alzi, ti affacci là, tutto come un re, capito? E che, voglio dire, forse commercializzare un'opera del genere non è proprio nelle nostre posizioni, però non si esclude nulla. Allora invece rifiuti, mo dico benedizione, io lo dico a te come lo dico anche poi al sindaco di Falconare, anche a Longobardico, ma in tutti i sindaci della Calabria d'Italia, ma perché non si trova una soluzione anche per questa tassa sui rifiuti? C'è il porta a porta, c'è il porta a porta, queste case, sì, queste come case estive, gli no? altri comuni. Uno che sta 2 mesi all'anno, un mese all'anno, perché deve pagare 12 mesi? Beh, ho mandato un milione di euro, qui che mi vuole rispondere. La tassa annuale sui rifiuti va a coprire il costo dello smaltimento dei rifiuti. Ma io non lo smaltisco, se io non ci sono 10 mesi all'anno, cosa smaltire? Io almeno non produco, non faccio rifiuti io. È una normativa che non è parziale, va a coprire il costo annuale, pertanto uno è tenuto comunque a contribuire a quello che è giusto. Sì. E poi è una scelta dell'ospite a voler rimanere 2 mesi o 12 mesi. Il nostro è il servizio che garantiamo un anno intero, abbiamo bisogno di coprire il costo per un anno intero. Dici tu, porta a porta. Mi togliete anche questa spazzatura, le tasse sulla cosa siamo rovinate. Il costo, lo smaltimento e gli operatori. Però non smaltiscono, voi lo sapete bene che sulle zone case estive come anche montane ci si va pochissimo, però ripeto, è un discorso, è una storia che... Vabbè, ci ho provato, io una cosa scherzata. Vabbè, prego sindaco, il sindaco ci spiega perché purtroppo dobbiamo pagare. Perché l'aliquota, a parte con la formazione del lato, poi le aliquote sono state... Io sto parlando per questa seconda. Però le aliquote sono determinate dai metri quadrati, e allora... È inutile che noi, perché circa 10, no, è importantissimo. Quindi la l'assessore diceva bene, dice noi diamo un servizio perché abbiamo fatto un piano economico e diamo un servizio tutto l'anno. Quindi il piano economico comprende un po' tutto. Poi uno ci sta, non ci sta, sì. Noi lo garantiamo. Allora, siccome va a metro quadrato, sì, ho capito, e non a peso, sì, ho capito. Ma io non produco. C'entra nulla, nel senso che. Non smaltisco niente.
Però attenzione, non c'era il porta a porta. Allora in quel caso tu vieni a casa mia, vieni a prendere. Allora vi do un altro dato. Il 75% della spazzatura indifferenziata, sì, almeno qua a Falconara, è prodotto in 2 mesi d'estate. 75%. Il che significa che noi su 1000 tonnellate durante l'anno, durante l'arco dell'anno facciamo 250-300 mila, no, quintali di 300 tonnellate di indifferenziati. In questo periodo ne produciamo 700 di tonnellate, quindi vuol dire che si produce tutto questo periodo, sì, e non lo produce, sì, ma il residente. Dicendo, ma il residente è ovvio che poi ha dei vantaggi perché contribuisce quello, noi contribuiamo, che alle case delle seconde case. Assolutamente sì. Devono, ma un anno intero mi sembra. Ma non si può fare, non si può fare. Una tariffa annuale come del resto pagano i. Ma sono seconde case, questo discorso delle seconde case non lo definisce. Perfetto, quindi lo sa bene. E quindi è una questione. Magari il sindaco di Falconara oggi o domani esce. Come mi viene. Sarà il primo. In Italia, sindaco, questa è un'idea che ti do poi, no, diventa su tutte le cronache nazionali, guarda, per il primo sindaco d'Italia, Ercole Conte, adesso lanciato da noi, chi ha le seconde case a mare pagherà il 50%. E non ce la facciamo mai, non ce la faremo mai. Ma tu questa abbiamo fatto una cosa, invece, questa, cosa? Ne abbiamo una quarantina di esercizi commerciali, abbiamo tagliato il 30% che cosa? Della quota variabile dell'immondizia. Questo per il Covid, sì. Questo l'abbiamo già deliberato in consiglio, quindi. Ma quello lo stanno facendo un po' tutti, sindaco. Io sto lo stanno facendo tutti, amici, quanti comuni hanno fatto. Anche gli spazi aperti stanno. Assolutamente sì, ma attenzione, non lo stanno facendo tutti, attenzione. No, non lo fanno tutti. Non lo fanno tutti, perché poi questa quota bisogna vedere dove la si. Bisogna ripartirla. Insomma, è un cane che si morde la coda. E sì. Poi c'è un altro discorso, questo la formazione del lato, se no qua non la finiamo più. Se, faccio dire qualche altra cosa al sindaco Longobardi, perché noi abbiamo partecipato a decine di incontri sulla spazzatura. Abbiamo 50 milioni di euro fermi come atto per costruire un inceneritore. E per situazioni che ci sfuggono, noi ci siamo arrivati, sono situazioni politiche che ormai vanno avanti da 6-7 anni. Non riusciamo a dire sì, ma politica. Perché? Perché non ci vuole altro che un intervento ministeriale per superare questo impasto, in deroga a qualsiasi legge regionale e quant'altro. Allora il Ministero ha la forza di fare questo, una volta individuato un'area, senza nessun tipo di approccio con le amministrazioni, ha individuato un'area. Se i commissari che ci hanno in tutti questi 20 anni governati, i commissari non sono riusciti a farlo, io ebbi modo di dire 3 anni fa, dico, ma dove siamo noi? Questa nuova grande esperienza come ATO, sì, come ATO, 150 comuni, e dove abbiamo problemi di campanilismo ancora, non riusciamo ad avere a usare un linguaggio unico, no? Che ci possa accomunare, perché probabilmente le nostre differenze di appartenenza. Allora, ancora oggi non siamo riusciti a divenire a una soluzione. Adesso c'è un assessore nuovo, c'è ultimo, adesso, ultimo, parlate con ultimo, che secondo me è qualcosa. Noi è arrivato il nuovo, ma dobbiamo ripartire, Gli ultimi, saranno i primi, lo so, sindaco, che cos'è, è bella questa, da sindaco, gli ultimi saranno i primi. Allora, ma scherzo a parte, ultimo, allora. I cittadini, che vi dicono i cittadini, sindaco? Il sindaco di Longobardi, chiamate Longobardi, Fiume Freddo, il triangolo della vabbè, sì. No. Sindaco, invece, che vi chiedono i cittadini in modo particolare?
Il costo sicuramente è un elemento importante, però credo che più che il costo, perché se il servizio è efficiente, è ragionevolmente efficiente, tutto sommato credo che la maggior parte della gente è disposta pure a pagare. Io credo che ci siano dei territori abbastanza puliti di fronte a quello che si vede in giro, soprattutto nell'emergenza, perché se pensiamo non tanto lontano, qualche settimana fa, col blocco delle discariche, tutto sommato noi piccoli comuni abbiamo garantito comunque una vivibilità del territorio, un decoro urbano serio, e lo stiamo vedendo anche in questi giorni. Il problema burocratico degli ATO, secondo me, in fondo c'ha una sola ragione di fondo: la regione Calabria si vuole scaricare della patata bollente dei rifiuti. Ci ha provato qualche anno fa con le società miste, un grande fallimento anche economico, ci riprova adesso con gli ATO. Noi sindaci, soprattutto delle piccole realtà, più volte abbiamo detto che il sistema non poteva funzionare. Adesso ho sentito qualche dichiarazione che va nella direzione di un ATO unico regionale su ambito di gestione ambientale dal punto di vista del dipartimento. Chissà, forse la volta buona. Ce l'auguriamo. Ce l'auguriamo tutti, perché è un settore fondamentale. Una domanda che vi faccio, l'ho fatta anche l'altra sera al sindaco di Camiglia di Spezzano della Sila, a Monaco, dove dicevo che perché aspettare gli ultimi giorni per... Vabbè, c'è l'ANAS, fa i lavori adesso a luglio, no? Quindi ancora è chiusa la superstrada per la Sila. Voi molte volte su queste zone balneari riuscite poi a togliere l'erba, le erbacce, cose negli ultimi giorni, perché non li fate a maggio e giugno? Quest'anno il problema è stato accentuato dal Covid. Quest'anno in modo particolare c'è stato un blocco particolare sul Covid che diciamo che ha rallentato un po' perché tutto. I sindaci, diglielo, perché aspettano sempre l'ultimo momento per tagliare l'erba, cose. Lo so. Sì, no. Ha piovuto quest'anno, il problema Covid certamente si è sentito in modo particolare, ci siamo trasportati tutti quanti un po' più avanti come tempistica dal punto di vista della programmazione, non solo dal punto di vista di quella ordinaria della manutenzione del territorio, ma anche purtroppo dal punto di vista del turistico, del servizio. Però io credo che attualmente il nostro territorio sia abbastanza accettabile, non siamo la Svizzera. Purtroppo non siamo la Svizzera, però è accettabile, noto comunque che la gente apprezza che oggi, c'è un certo oggi devo dire anche ieri c'è il mare pulito, su questo fatto l'ho fatto anche un video, ho mandato un tratto di Longobardi, Fiume Freddo, qui Torremezzo, anche San Lucio, ho visto un mare pulito veramente, quindi, e poi ci sono sti giorni che così io vorrei che trasparisse l'impegno di noi amministratori, ma lo so, ma perché oggi va oltre a tutto, mettiamo da parte le famiglie, gli affetti, il lavoro. Tu pensiamo che state 3 meno alle 4 meno 10 e qua, no? Questa dice, ma io adesso ero al comune, ma che lo dovevo alle 3, questo caldo, 40 gradi all'ombra, questo parte, pensate, da Longobardi. Ma questo è l'ultimo dei problemi. Ed è venuto qua, ancora sta con la famiglia, però purtroppo anche questo è fare l'amministratore. Ma noi io vengo volentieri, perché come i colleghi sappiamo che è importante il mezzo televisivo per trasmettere quelle che è la nostra attività, che è la nostra bellezza che abbiamo e che molte volte... Longobardi uno deve venire a Longobardi, cosa deve andare a vedere a Longobardi? Allora, sicuramente una cosa bellissima, una particolarità è che è terra di santi. Sì. Abbiamo avuto un santo nel 2014 che è San Nicola, che è stato dell'ordine dei minimi. Nel centro storico ci sono i passaggi della sua vita, la casa natale, le chiese, c'è un bellissimo percorso che abbiamo recuperato, che è naturalistico, che è simile a quello di Fiume Freddo, più dolce perché è in un fiume, è più dolce. Non è che la si aiuta io. Quello di Fiume Freddo è bellissimo, però è per chi ha una buona gamba. Lo può fare anche chi è un po' più avanti nel tempo, come età. È proprio nel fiume Cordari e ci conduce fino alla casa natale del santo. Nel borgo abbiamo realizzato un giardino turismo del santo. Religioso, noi abbiamo anche il turismo, è un elemento importante, questo è un anno in cui queste cose vanno riscoperte, perché perdiamo la festa di massa in piazza, riscopriamo le piccole cose, la bellezza, la gastronomia. Noi stiamo valorizzando un prodotto particolare che è la violetta di Longobardi. È una melanzana. La violetta, spiega cos'è la violetta. La violetta è una melanzana. No, perché questo fatto di donne, come uno pensa io, non pensiamo male. Non pensate male. È un omaggio alle donne, perché l'abbiamo chiamata violetta. È una melanzana particolare. Che viola. Molto leggera, molto
ha un sapore molto dolce, abbiamo una girata, una griglia, una girata, una con pomodoro, un po' di prezzemolo. Piatto estivo tipico, insieme al pomodoro, che non è di Longobardi. Ma è di Belmonte, siamo sempre lì attaccati. Ma siamo sempre cugini. Comunque, alla fine, al di là delle municipalità, noi abbiamo un territorio che è condiviso, no? Le municipalità sono un elemento, diciamo, campanilistico, però poi il territorio è unico. Guarda, noi dobbiamo promuovere il basso terreno. Ed hai detto una cosa, perché è vero, io più che altro sostengo quello che stai dicendo, di consumare i prodotti nostri calabresi, abbiamo delle eccellenze in tutto. È una grande cosa. Questi vengono da noi, dice, guarda, la mozzarella di bufala, che la fanno un po' dappertutto, i pomodori di Belmonte, con la cipolla di Tropea e il tonno callipo, no? Per dire, uno ci mette tutto, e che ti devi mangiare? La posso fare una considerazione? Dimmi. In periodo di Covid, no? Ogni paese era combinato nella propria realtà anche per fare la spesa. Ogni paese era combinato nella propria realtà anche per fare la spesa, no? E io ho parlato con i commercianti in quel periodo. Lavoravano molto di più, soprattutto nel settore alimentare, perché la consapevolezza del cittadino che non si spostava nel grande centro commerciale e restava a spendere nell'uomo, era un valore aggiunto, una ricchezza superiore. Questa lo dovremmo fare sempre, questo l'alimentare del paese, no? Magari pure è tornato a vivere. Che c'era, andavi lì anche perché davano senza i soldi con la libretta. Altri tempi, bei ricordi. Allora, assessore Giorgia Caputo, assessore all'ambiente del comune di Fiumefreddo Bruzio. Allora, invece Fiumefreddo, abbiamo detto, questo centro storico che lo conoscono tutti ed è bello. Sì, all'interno del quale troviamo un percorso religioso, come dice come accennava del Fiumefreddo, che avete? San Biagi? Abbiamo la festa patronale, il santo patrono di Fiumefreddo, l'Immacolata Concezione. Abbiamo 7 chiese all'interno del centro storico, che non sono poche. 7 chiese, c'è ragione, 7 chiese, ho visto io, 7 ce ne sono. Il nostro, turismo religioso abbastanza. Se tutto va bene, andrà in porto il recupero dell'Abbazia Florenze, in una zona rurale di Fiumefreddo Bruzio, che è zona Badia, il secondo monastero che toccò Gioacchino da Fiore, quindi sarà un arricchimento al nostro percorso. Il centro storico presenta diverse piazze, abbiamo anche noi un turismo culinario, la frittata di patate è molto rinomata. C'è ragione, queste non tutti la sanno fare, ma c'è sta frittata di patate che è eccezionale a Fiumefreddo, ma è il nostro piatto forte, il nostro piatto tipico. È un piatto elaborato allo stesso tempo semplice, più che altro gli ingredienti sono semplici. Se non mi sbaglio, l'ho mangiata io al Duca. C'è un ristorante benissimo, Duca, sì, certo, come no, certo. Però ecco, voglio dire, ci sono queste tradizioni che vanno mantenute, loro lo fanno. Però la stessa quando va a Miss Italia, dice la ragazza, ci chiede cosa ti ha spinto a partecipare a Miss Italia, dice la ragazza, invece per te come mai sei sceso in politica? Per una passione che è nata nel tempo, perché insieme al mio gruppo di amici ho seguito per tanti anni associazione e volontariato, e da lì nasce l'amore per il mio territorio, che mi ha spinto poi a fare questo passo un po' più grande, pieno di responsabilità, della quale vado molto molto fiera. E spero di dare un contributo positivo, perché siamo una squadra di giovani tutti e 9, eccetto il nostro sindaco, che è la parte più l'assessore come si chiama, che è stato il vice sindaco Montoro. Il vice sindaco sta dicendo le 15, no, non mi fate parlare a me, facciamo parlare a lei. Anzi, adesso sa cosa devi fare, Giorgio, indovina un po'. Andiamo ad intervistare così. No, ci abbiamo Pierino dalla regia che mi chiede Dobbiamo salutare nuovamente? Allora io ti ringrazio per devi dare la linea alla regia, che c'è la pubblicità. Nuovamente pubblicità, allora vi aspettiamo ancora qui e ci vediamo tra poco nuovamente. Ed eccoci ritornati le 16, amici all'ascolto e alla visione di Ten Obiettivo Turismo. Oggi siamo a Torre Mezzo di Falconara, questo che vedete è l'Acquapark Santa Monica, ricordiamo che è aperto, è grande investimento, insomma, come diceva il sindaco Conte, trovare questi imprenditori che oggi si muovono con questa situazione difficile non è tanto facile. Approfitto, lo saluto prima perché questi sono gli ultimi 10 minuti, però Rodolfo, fammi capire, voi siete quanto fate pagare, giusto per dare un'informazione anche agli amici che seguono? Dal lunedì al venerdì
5 euro. Ah, quindi lunedì sabato, venerdì 5 euro. Da lunedì al venerdì 5 euro. Sabato, intera giornata. Intera giornata. Abbiamo fatto questa promozione. E avete fatto bene. Per incentivare e per muovere un po' più il turismo. Sabato e domenica invece 10. Vabbè, è anche giusto. Quindi un giorno di divertimento assoluto, io sento e vedo tanti bambini qui, è la gioia dei bambini, ma anche abbiamo ragazzi. esatto, bravo. La gioia un po' di tutti, una giornata diversa e questo servizio che danno, veramente un servizio importante qui a Torremezzo, visto e fermo restando che, come diceva il sindaco, altre attività sono un po' ferme e quindi avete fatto bene. Purtroppo, speriamo che presto decollino pure le altre attività. Perché più attività turistiche ci sono in una zona e più importante diventa. È vero, questa è la pagodina, noi siamo sopra dall'alto, che qua venite a mangiare, c'è fresco, ci si sta bene, una bella pizza, c'è una pizza eccezionale, faccio i complimenti. Allora, sindaco, io ho fatto i complimenti a questi imprenditori che ci credono, coraggio, vedi? È vero, hanno coraggio veramente. Noi non possiamo fare altro che starvi vicino, perché comprendiamo il momento difficile. Ovviamente devo fare pure i complimenti perché vedo che le distanze sono rispettate, ma i cittadini devo dire che hanno ormai assorbito bene tutta la normativa del Covid, anche sulla spiaggia. Ogni tanto si trova qualcuno che dice ho visto, ma è tutta a proposito, ma la sera ho visto a Fiume Freddo che pigliate l'ombrellone però. No. Che dice? No, li pigliano, sì, ma c'è l'ordinanza. Passano i vigili, si pigliano. C'è l'ordinanza, nessuno può piantare il pavo. Perché sulle spiagge libere, ma è giusto che sia così. Ma il bello, sapete qual è degli ombrelloni che poi pigliano i vigili? Perché loro li raccolgono, non li portano al comune, oppure li lasciano lì all'angolo, a distanza della spiaggia. Poi che succede? Quando la voce si sparge, dice... L'ombrellone, non vedo l'ombrellone, ci chiamano, ci hanno preso l'ombrellone a mano. Poi vai lì, prendi, uno piglia magari che trova l'ombrellone nuovo, quindi approfittatene quando lo fate questo servizio, la sera presso le 9, non lasciate gli ombrelloni che si pigliano, vabbè. Prego, sì. Il momento è difficile anche per i cittadini perché sono privati da una serie di servizi. Però come diceva il mio collega Longobardi, Giacinto, è il momento davvero di riscoprire alcune bellezze. Allora, dico ai nostri grigioni perché noi abbiamo il Castelluccio, Rosanna dell'Assunto, è un monolite sul quale di 40 metri, con 122 gradini, sulla quale c'è una chiesa bizantina. Una chiesa bizantina. 142 gradini. Sì, e c'è una chiesa bizantina che noi festeggiamo ogni anno il 15 di agosto. In onore di... E poi abbiamo aperto il museo etnico, per cui non è un... Quindi invito i cittadini di Torremezzo, in maniera molto sobria e tranquilla, di farsi un giro al centro storico per riscoprire anche un po' di storia di questa nostra comunità Arbrescia, che è un valore davvero aggiunto. E forse dovremmo pubblicizzarlo un po' di più. Sindaco, bravo. Ma se abbiamo la fortuna di fare il percorso religioso con San Francesco, riusciremo queste realtà territoriali. Invece un piatto di Falconara, quello, un piatto a Brescia, quello che... pasta e fagioli, cioè noi abbiamo la caudo, però sì, no, attenzione, la sera, la sera. Perché siamo a 600-700 metri, quindi le paste e fagioli, i fagiolini di Falconara sono i fagiolini che sti borlotto, oppure sui fagioli di qualsiasi, verdi, di qualsiasi, pure quelli verdi, sì, pure quelli verdi. E quelli verdi come li preparano? Perché... Sì, con un po' di pasta spezzata, come li fanno? Ma come la volete voi, curilario, qualcuno che vuole, perché loro sono specializzati tirare a melanzane e nuare fagioli, comunque sempre prodotti nostri. Guarda, lo stiamo riscoprendo perché con il Covid sembra una banalità, ma tutte le nostre famiglie sono 3 mesi che noi mangiamo gli ortaggi dei nostri orti. 3 mesi, è venuto fino e mi ha detto: papà, mi sta facendo la faccia del fagiolino, e dà la faccia da i cucuzzi. Allora, come se... l'ha chiamato? Fiore di cucuzzi. Rende di più. Oggi il fiore di zucchero. No, il fiore di cucuzzi. Giungia e cunguit. Come?
va bene a Brescia. Giorgia e Congulic. Questo perché, essendo stato al nord, anche nei ristoranti del nord, un fiore di zucca, sì, un fiore di zucca passato un euro. Lo fanno pagare un euro, eh? E guardate che si va al ristorante, dura, ecco, sì. E quindi noi abbiamo questa grande fortuna, allora, di scoprire i nostri piatti. Sindaco, siccome siamo quasi in chiusura, io devo chiedere se mi parli un po' in Abrescia, naturalmente ti volevo dire alla comunità Abrescia, che sono tanti in Calabria, e nella vostra, non lo so, la vostra lingua, vedi quello che vuoi dire. Io, aspetta, chiedo, Pieri, tu metti i sottotitoli della regia, perché non avrà più. Insomma, Giswe, se si imbietta un vatte sciumera, per Gif, catchemmi fucì, forza, se catesco in questo momento di brig, rima accorti, facciamo molta attenzione, se pandemia non scoi, in questo momento di fare già, tranne se un fiasma tranà, cat fiasma se ne scoia te e che arriva accorto. Quindi e bene gli auguri, mi sono detto Giswe, sì, sperando di arrivare, se ti chiandemi a settembre, per fare danni di Covid. Grazie alla comunità Brescia, naturalmente avete sentito. Allora, però la cosa bella che ha detto praticamente che questa sera il Cosenza vince 1-0, 2-0 contro la Juve Stabic, la partita alle 21 allo stadio San Vito, per la salvezza, quindi noi abbiamo tantissimi tifosi di Firmo, di Lungo, che saluto, San Demetrio, di Spezzano, Albanese, tanti tifosi di questo Cosenza, speriamo bene che questa sera possa dare questa grande gioia ai cosentini e alla provincia che è così grande. Allora, mancano 2 minuti alla fine, io ringrazio il sindaco Ercole Conte, il sindaco di Falconara Albanese. Sindaco, vuoi salutare qualcuno? Prego. Saluto Rodolfo. Rodolfo. Gli faccio davvero il bocca al lupo. Saluto ovviamente i colleghi e anche a loro gli auguri per questo mese di agosto che speriamo che si prospetti prospero dal punto di vista economico e magari scarso per quanto riguarda il discorso epidemico. Grazie sindaco. Allora Giorgia, prego, Giorgia Caputo, assessore al comune di Fiumefreddo. Ti lascio la telecamera, non per dare la pubblicità, puoi dire quello che vuoi, prego. Vi aspettiamo a Fiumefreddo, così come a Longobardi e Torremezzo, nella piena sicurezza, nel mantenere il distanziamento sociale, nel rispettare le regole che ci impone il momento, ma nello stesso tempo per trascorrere le vostre vacanze qui da noi, allora, vivere i nostri borghi e passare allora, l'estate. Adesso dire, avete un dialetto a Fiumefreddo, no? Certo, no. Dillo il dialetto Fiumefreddo, fammi sentire. Muovetevi, vi aspettiamo. Grazie, è bello. Vi aspettano a Fiumefreddo. Longobardi, eccolo qua, prego. Mi unisco all'invito a visitare le nostre splendide realtà. Covid zero, elemento essenziale, importante, e quindi abbiamo intenzione di mantenerlo, però con la compagnia di tanti turisti. Speriamo in un agosto molto prospero e vincente. Grazie per l'invito alla trasmissione, grazie all'imprenditore che ci ha ospitato, l'augurio a tutti gli imprenditori della costa, bravo, che hanno deciso di investire in questo momento difficile. Tanti purtroppo non sono riusciti ad aprire, questa è una grande difficoltà. Le nostre amministrazioni gli sono vicine col cuore e con quello che riusciremo a fare. Grazie anche a te, chiaramente, per l'ospitalità, per questa bella opportunità di visibilità che ci avete dato. Grazie a voi ragazzi, in bocca al lupo ragazzi, per l'entusiasmo, ragazzi. Il sindaco, insomma. Però, vi ripeto, oggi cos'è? I passivi della settimana? Venerdì. Allora stasera la partita, in bocca al lupo ai lupi, Obiettivo Turismo vi dà appuntamento martedì 4 agosto, saremo dal Club Nautico di Paola, quindi vi aspetto per quest'altro appuntamento, siamo in giro, insomma, io penso che ho detto tutto, abbiamo passato quasi 1 ora e 10 in tranquillità, abbiamo sentito i sindaci di Fiumefreddo, l'assessore di Fiumefreddo, il sindaco di Longobardi e il sindaco di Falconara Albanese.
e naturalmente vi aspetta qui l'Acqua Park Santa Monica di Torremezzo, 5 euro pensate dal lunedì al venerdì, poi sabato e domenica 10 euro, intera giornata. Grazie Rodolfo, grazie a tutti voi, e la linea la giriamo dal nostro, alla nostra regia dove c'è Piera Arena. Allora, la linea a te, alla prossima, aspetto martedì prossimo. Ciao, da Fabio Tipponi è tutto.